Si chiama Purple Drunk, è una droga che nello specifico si basa sulla sostanza, stupefacente ottenuta da un miscuglio particolare di un preparato medico fatto con bevande gassate che provoca letteralmente potenti effetti sedativi e al tempo stesso di tipo psicoattivo. Si chiama, ripeto, Purple Drunk, è una nuova droga che è stata scoperta nel primo caso che si segnala per l'appunto nella regione Liguria, nel nord Italia, grazie a un meticoloso controllo. La città dove pensate è stata scoperta è Cogoleto, un comune molto piccolo della costiera della Liguria. Le indagini sono partite lo scorso 8 marzo, sono state rese però oggi ben note, dopo un po' di giorni di tempo, attraverso una telefonata richiesta proprio di un intervento in Liguria. Ovviamente sono arrivati i comandanti della stazione dei carabinieri, hanno trovato delle persone distese a terra, pensate addirittura con un boccettino di sciroppo ancora in mano, e all'interno è stato trovato appunto un potente sciroppo con etichetta francese contenente codeina, una sostanza che viene utilizzata nelle tabelle del testo unico degli stupefacenti. È un medicinale comunemente utilizzato questo per appunto fare in modo di curare la tosse commercializzato fuori dal nostro paese. Soprattutto in Francia e in Svizzera, senza alcuna prescrizione di natura medica. Mescolato questo componente, la codeina, con altre bevande gassate, viene utilizzato di solito per esempio Sprite, consente di ottenere la Purple Drunk, che è un miscuglio appunto di codeina con altre sostanze gassose, o meglio bevande gassate, tra cui nella maggioranza dei casi è la Sprite, quindi la gassosa. La codeina, vi ricordo altresì che è anche considerata come una sostanza oppiacea ottenuta dalla metilazione della morfina usata per curare la tosse e per appunto è una sostanza che è capace di creare dipendenza alle persone e addirittura procurare una morte in caso di abuso della stessa. Vi ringrazio per l'ascolto, ovviamente essendo una droga fate attenzione, non utilizzatela, non prendetela, non provate a farla perché secondo la mia opinione c'è il rischio concreto in un astratto di perdere la vita, di morire. Vi ringrazio per l'ascolto, ripetevo, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti attenti alla Purple Drunk.